dalla periferia della cristianità alla periferia di Bari per trovare valori e sentimenti comuni. C'è il calore dell'intimità e del quartiere nella visita dell'arcivescovo di Tunisi, Ilario Antoniazzi, nella chiesa di San Nicola a Catino, estremo lembo, a nord del comune di Bari, che ha accolto l'esperienza di chi vive ogni giorno la testimonianza della fede in un paese a maggioranza musulmana. La nostra esperienza è perfettamente sconosciuta, non è che la Tunisia, la chiesa tunisina non è conosciuta, e anzi è considerato un paese completamente islamico, e allora la chiesa non esiste. E quando sentono questa nostra esperienza che viviamo là, e questa nostra testimonianza basata sulla vita, un silenzio, perché non possiamo dire nulla, un silenzio che fa rumore, che la nostra carità, noi semplicemente mettiamo la nostra mano nella mano dei tunisini e diciamo: facciamo insieme un cammino per il bene tuo, per il bene di questa società, mettiamo nel piatto, se possiamo dire, il tuo desiderio e il mio desiderio di lavorare, di volerci bene, e andiamo avanti perché abbiamo molto da compiere. Tu sei la mia ricchezza, ma anch'io ho qualcosa da darti, anch'io posso avere una ricchezza per te. E accettandosi l'un l'altro si arriva a fare dei miracoli a volte. Un'emozione particolare per i fedeli e per il parroco Don Luciano Cassano. Anche chi non viene in chiesa qui ci guarda con un occhio di benevolenza, di simpatia. La cosa importante è essere per la gente, stare con loro, vivere con loro, perché questo stare con loro permette loro di avere un punto di riferimento anche religioso. Quando hanno bisogno di sfogarsi, di parlare, di dire qualche cosa, vengono in chiesa, non hanno timore, perché sanno che chi sta in chiesa non li giudica ma li ama.